Signore e signore, grazie a tutti, arrivederci, tante belle cose e buona Pasqua. Buona Pasqua anche ai telespettatori di Rete 8, naturalmente. Pasqua, cosa farai? In famiglia. Pasquetta? Con amici. Con la fornacella? Ovvio. Però incombe un po' il maltempo, speriamo bene. Pensati, cioè abbiamo copertura, c'è la birra che ci riscalda a prescindere, c'è tutto. In casa? Con la famiglia. A sua moglie un regalino glielo farà? Un uovo di Pasqua non merita. Però un uovo di Pasqua con qualcosa di consistente dentro. Non ci sono più possibilità, non è più come una volta. Che pensionati si sopravvive. Si sopravvive. Magari nell'uovo di Pasqua un bel aumento di pensione. Te lo scordi, con questi politici non c'è speranza. Qui prenderemo qualche cosina cercando di risparmiare anche. I prezzi sono aumentati un po' ovunque. Sì. No. Sono aumentati al minimo il 20%. Talmente noi che siamo pensionati che a 500 euro al mese. Ma purtroppo qui cambiano i governi, ma siamo sempre rimasti. Siamo rimasti come 50 anni fa. Immagino che qui tifosi del Milan ce ne siano. Sì, lo faccio con piacere perché so che saranno apprezzati. E a Pasqua, a Pasquetta cosa farai? Saremo in famiglia. E a Pasqua con la mia famiglia e a Pasquetta con i miei amici. Il carrello è pieno per Pasqua? Non proprio. Semi pieno. In famiglia, spero. Pasquetta? Pasquetta, se il tempo permette. Magari usciamo, non lo so. La fornacella sicuro. Non può mancare. Non può mancare. Il pranzo che preparerà a Pasqua. Veramente sto da mio figlio. Quindi farà tutto suo figlio. Sì. Per una volta non lo fa la mamma ma il figlio. Sì, visto. Pasquetta a casa in famiglia e accendiamo, come si dice, accendiamo per la carne arrosto, niente di che. Con l'ombrello perché pare che le previsioni, come sempre. Assolutamente, come sì. Sempre. In effetti è vero, Pasquetta piove sempre. Sì, sì. Tranne il lockdown, prima ne parlavamo. Guardando, nel lockdown c'è stato il sole. Nell'uovo di Pasqua, ideale, cosa vorrebbe trovare? Un po' di politici fuori dalle scatole. Una sorpresa che le piacerebbe trovare in un uovo di Pasqua ideale. La pace nel mondo. Semplicemente. Proprio quella vorrei. Si sta commuovendo. La